compressore ha finito di caricarsi e vi faccio vedere come e dove modifichiamo i puntali delle stecche da biliardo, Demetrio Viteritti. E cambieremo due teflon a due puntali di marca FB, ma la marca è ininfluente, quindi andiamo a vedere cosa fa. Per prima cosa andiamo a nastrare i primi 10-12 cm, onde evitare che sul tornio e le attrezzature possano rovinare la superficie del puntale stesso. Questo è Fibercomp, ma vale per qualsiasi materiale. Questa è una boccola che serve per far andare dritta la punta del trapano che andrà a forare il termine sottostante. In base al gusto del giocatore, cosa usare e come. Nel mio caso, visto che il puntale in questione, questo in fibra, è mio, io prediligo al posto del teflon il nylon e quindi useremo del nylon, che poi io abbasserò a 2,5 mm perché è lo spessore che prediligo io. Ma è una cosa molto soggettiva, chi gioca con 3, chi gioca con 4, chi vuole il teflon, chi... Non c'è una vera e propria regola, ognuno poi adatta lo strumento a se stesso e quindi fa le piccole modifiche, apporta piccole migliorie che lo possono aiutare nel gioco, nel suo stile di gioco. Poi c'è chi non lo fa, che non sa neanche di cosa stiamo parlando, e chi invece lo fa. Mo ci sarebbe pure bene in un Alimortè, però io lo dico, però non lo metto qua sul video finale. Fate delle prove, il mio consiglio di tutti penso, è di avere più puntali, almeno due, e magari testare un puntale con teflon e un puntale con nylon. Mettiamo un attimo il puntale. Allora, 113.6, ultime prove, chiude perfetto, siamo pronti per l'incollaggio. Tento di mettere la colla tutta intorno all'impanatura del teflon, in questo caso del nylon, per far presa bene bene all'interno del cono in carbonio del puntale. Fiatina di rito. Abbiamo rifinito un pochettino anche l'imbocco, come vedete qua, la boccola all'apice del puntale, in maniera che poi il teflon attecchisca in maniera uniforme. Per far questo abbiamo usato una semplice macchinetta di quelle che servono per abbassare i teflon, che entra perpendicolare, perfetta e piatta, in maniera di aver sfinato un pochettino, perché non è che abbiamo consumato il puntale, abbiamo solamente sfinato proprio un paio di micron. Ovviamente colla bicomponente. Ed ora abbiamo preso un bufalino carteggiato sotto, un bufalino rigido, abbiamo carteggiato poco, stiamo rifilando un pochettino il nylon in maniera che possa far presa bene, perché noi usiamo l'attack gel, si
la vecchia scuola usa il bow stick, l'artiglio, quello che sia, poi bisogna lasciare in essiccazione 24 ore in maniera che tiri bene. Questa è la vecchia scuola. Ci stanno ancora i romantici del bow stick, noi ormai usiamo l'attack gel che lo montiamo e giochiamo dopo un po'. Voi dite, ma dopo un po' di tempo che metti i cuoietti poi devi rifare il teflon perché l'abbassi sempre un pochettino. Ma un giocatore il teflon almeno una volta l'anno lo fa, ragazzi. Vedete qual è? Attack gel. Controlliamo la misura. Istante di tempo in maniera che il cuoio tiri un po' la colla e quindi tiri anche sul nylon, sul teflon. Questo non è come il bow stick che va battuto come si faceva, come facevano i calzolai con le suole delle scarpe, no? Questo si poggia, tira, va in tiraggio e poi è pronto al gioco. Come vedete, nonostante la torsione laterale che sta subendo il cuoietto in questo istante, e vi posso garantire che è molta la torsione laterale, non fa una piega, non si stacca. Se fosse stato Bostic ci sarebbe già rimasto il cuoietto nelle mani. Prendo un biliardo in laboratorio per provare la stecca, aspettiamo domani mattina. Quindi il video lo chiudiamo qua. Se a voi aveste bisogno di costruzioni di stecche personalizzate, personalizzazione e customizzazione di stecche già esistenti, riparazione di puntali e quant'altro, contattateci in privato e sarete soddisfatti, non rimborsati, soddisfatti.